Dendros, Antimo Palumbo, nuova rubrica su respiro.eu. È estate, ci troviamo a Roma, in via Pompeo Magno, e eccoci di fronte a uno spettacolo che si riproduce ogni anno nel periodo estivo, luglio, agosto, il periodo della fioritura di un albero che andiamo, di cui andiamo a parlare oggi, la Sofora giaponica, in un'alberata storica, perché questa alberata qui a Roma c'è almeno da circa più di 50 anni, sicuramente adesso racconterò la storia di questo albero, fiori che continuano a cadere, un tappeto di fiori, eccoli qua, non è polline come ho letto ultimamente, il polline non può fare un tappeto del genere, questi fiori cadono molto probabilmente perché non sono stati impollinati e questo è uno spettacolo che si ripete ogni anno qui a via Pompeo Magno. Tra l'altro siamo proprio nei pressi del pino della battaglia compiuta su respiro.eu, eccolo qui, quindi ancora un altro elemento per questa puntata di Dendros dedicata a un albero sicuramente ricco di riferimenti, ma andiamo a vederlo da vicino. Intanto vediamo questo tappeto, un tappeto di fiori, veramente sembra un'infiorata, ma in realtà è uno spettacolo della natura che si ripete ogni anno, come già detto. Eccoci qui a parlare di questo fiore, vedete come cadono? Questo fiore e di questo albero. Albero la Sofora giaponica, che ultimamente nel 1830 è stato ribattezzato, quindi c'è un sinonimo che si chiama Stipnolobium japonicum, dal botanico viennese Henrik Wilhelm Schott. Ha un doppio nome, quindi, come albero ha una caratteristica di appartenere alla famiglia delle leguminose o fabacee, da faba che significa fava. E vediamo insieme intanto una prima caratteristica. Se noi prendiamo un fiore, eccolo qua, come tutte quante le leguminose, ha la caratteristica di avere 5 parti. Questa parte dietro si chiama il vessillo, poi ci sono le due ali, la prima e la seconda, e poi c'è la carena, e nella carena sono contenuti la parte, eccoli qua, questi sono gli stami saldati, sopra c'è il polline, e non abbiamo visto prima, ma su questi fiori, su questo tappeto di fiori, è pienissimo di api, sono le api che stanno facendo una festa, perché poi sono loro che trasmettono e permettono di impollinare questo albero, che produrrà più tardi dei legumi, o meglio dei lomenti. Qual è la differenza tra un legume e un lomento? Che il lomento è la caratteristica di questo albero, facile da riconoscere, che tra un seme e l'altro è strozzato, e questa strozzatura poi fa sì che quando c'è la deiescenza del frutto si stacca proprio direttamente il seme. A Roma, ma in tutta Italia insomma, stanno fiorendo proprio in questo periodo. E spostiamoci e cerchiamo di raccontare quest'albero che apparentemente sembra un albero comune, in realtà comune non lo è. Ecco, qui c'è una vespa che ci aiuta a parlare, una vespa, un gioco di parole, dalla vespa strumento alla vespa, che poi in realtà quella è un'ape. Ecco, e raccontiamo questo appunto, che il nome ufficiale, diciamo che ho detto il sinonimo, che è Sofora giaponica, in realtà non viene dal Giappone ma viene dalla Cina. Spesso quando noi parliamo di alberi che hanno la caratteristica giapponica o japonicum, anche come la camelia, in realtà diciamo dalla Cina sono passati attraverso il Giappone e poi sono arrivati in Occidente. Come è arrivato qui da noi? È arrivato grazie a un botanico gesuita di cui parleremo nelle prossime puntate, quando andremo a trattare anche altri alberi che lui ha scoperto, tra cui l'ailanto, la Goreteria paniculata e la Lago Estremia, appunto tutti alberi scoperti da questo botanico gesuita francese che si chiama Pierre Nicolas Le Cheron d'Incarville. Nel 1741 arriva a Pechino, e a Pechino ha uno scopo, quello di convertire l'imperatore Qianlong, uno scopo quasi impossibile perché chiaramente, anzi addirittura l'imperatore lo esclude, lo mette da una parte, non lo fa entrare all'interno della città segreta, però la bravura di questo botanico di Cheron d'Incarville è quello di far vedere all'imperatore una piantina di mimosa pudica, l'imperatore se ne innamora e quindi gli dà poi la possibilità di poter andare in giro e scoprire gli alberi. Infatti questo albero poi viene scoperto
successivamente, insomma intorno al 1750, e arriva in Europa, manda, diciamo quindi scoperto un po' prima, manda nel 1747 dei semi a Bernard de Jussieu, che li pianta nel Jardin des Plantes. Pensate che ancora adesso c'è un esemplare proveniente da questi semi che ha la bellezza di 264 anni. Quindi se andate a Parigi, assolutamente andate a vederlo questo albero nel Jardin des Plantes. Ecco, una caratteristica di questo albero, abbiamo detto appunto che appartiene alla famiglia delle leguminose, è molto simile alla robinia, però si differenzia per le caratteristiche delle foglie, che sono molto più appuntite. Vedete che sono, hanno questa punta, mentre invece le robinie sono rotonde. Il suo nome cinese è Wai Shu ed è composto da due parole che sono legno e demonio. Una leggenda vuole che un mandriano costruì una casa vicino a questo albero, in questa casa morirono tutti e tutti diedero la colpa a questo albero. Però noi lo vogliamo invece riferire al suo nome mitologico. Sofra non si sa esattamente cosa significa, però probabilmente deriva dal suo nome arabo, e ricordiamoci che per esempio Sefora era la moglie di Mosè, quindi insomma ci potrebbe essere questo collegamento. Ho chiamato anche una variante, chiamato anche albero pagoda, perché una sua caratteristica proprio in Giappone era quello di venire utilizzato accanto alle pagode. Io direi appunto, spostiamoci ancora un po' per vedere la bellezza di questo viale, veramente un viale, un'alberata, una forse delle più belle che abbiamo a Roma, di Sofore, un albero che comunque non viene piantato molto rispetto a prima. Andiamo a vedere questo bellissimo albero e direi appunto di concludere di fronte a questo stupendo tappeto di fiori e non di polline. Eccoli qua. Ricordando che poi nella famiglia della Sofora contiene circa 70 specie diverse, e tra questa ce n'è una, un albero sicuramente mitico, che è la Sofora Toromiro, scoperta da Carl Scotsberg, che è, pensate, l'albero che cresceva nell'isola di Pasqua ed è stato quello appunto che poi è stato scomparso, diciamo, tra l'altro era l'unico albero che cresceva, l'albero più importante nell'isola di Pasqua, è stato grazie all'azione distruttiva dell'uomo ha portato poi alla distruzione di questa isola. Quindi Sofora giapponica, andate nelle vostre città, vedetele, ecco, guardate bene i fiori, ecco, questi sono i fiori, sono particolarmente belli, in questo momento stanno cadendo, ecco, uno spettacolo che potrete appunto deliziarvi. Io vi do appuntamento alle prossime puntate su Dendros Antimo Palumbo Respiro.eu.